Abbiamo in diretta telefonica il sindaco di Taranto Ezio Stefano che con la collega Angela Lucio si è recata dal ministro dei trasporti Delrio per chiedere cosa, sindaco? Buongiorno direttore, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Per avanzare l'ipotesi di un'unione delle due autorità portuali, Taranto e Brindisi, con dei vantaggi concreti, veri ed eccezionali. Innanzitutto l'identità territoriale comune, il Grande Salento. Seconda cosa, un'autorità portuale che abbraccia l'Adriatico e lo Ionio, con il coinvolgimento di Lecce da una parte, Otranto e Gallipoli, e della Basilicata dall'altra. Quindi un'opportunità, diventeremmo la più grande e più importante autorità portuale d'Italia. In più, oltre i due porti, con i due vari, oltre abbiamo i due aeroporti di Brindisi e di Grottaglie, con competenze diverse o che si possono integrare. Così come si possono integrare il ruolo dei porto di Brindisi e di Taranto, che non solo non si farebbero concorrenza, ma si potenzierebbero naturalmente sia dal punto di vista del trasporto delle merci, sia dal punto di vista dei passeggeri, soprattutto per quanto riguarda quindi un scambio e un potenziamento sia del porto che dell'aeroporto, ma anche un completamento, perché per esempio per lo stesso aeroporto potrebbe prevedersi l'arrivo di voli intercontinentali. Quindi veramente una grande opportunità Ecco, e sindaco, abbracceremo il come... 90% insieme, Taranto e Brindisi gestiscono il 90% del traffico delle merci della Puglia. Ecco, lei sa, sindaco, che su questo personalmente ci siamo spesi moltissimo negli anni passati, questo asse Taranto-Brindisi, purtroppo ostacolato da alcuni, ma dimentichiamo il passato. Come ha risposto il ministro Delrio a questa proposta? Allora, innanzitutto molto interessato, ma giustamente ha detto che se c'è il sentire dei territori di Brindisi e di Taranto, la volontà delle persone, certamente il governo ascolterà. Noi adesso rivolgeremo un'istanza alla Regione, appunto percependo, ma chiederemo per iscritto l'adesione per esempio dei sindacati, della Camera di Commercio, di chi rappresenta il nostro territorio, perché è una richiesta che viene, come ha detto lei, dai cittadini. È un sentire delle persone di questa grande unità che rafforzerà moltissimo, darà opportunità di lavoro, di sviluppo e certezza.